Buongiorno a tutti quanti, bentornati nella nostra galassia. Primo video dedicato al dopo demo VIP di Anthem, in cui vorrei tirare qualche somma e darvi una mia personalissima opinione su ciò che ho provato. Innanzitutto ricordo che questa è un'opinione sulla demo e ricordo che la demo stessa è stata rimaneggiata da BioWare per dare l'occasione a tutti di provare questo gioco, quindi ci sono delle differenze sostanziali dal gioco finale, ma quello di cui possiamo parlare sono strali, missioni, crafting, armi, ma lo faremo in altri video. In questo video volevo analizzare ciò che sono le sensazioni di quelle che BioWare vende come punte di diamante di questo gioco. Il volo, il combattimento, la libertà di movimento, la grafica, il motore fisico. Cioè, tutte quelle cose che compongono la sfera esterna del gioco e non il suo nucleo. Bene, detto questo, possiamo cominciare col dire che il motore usato, cioè il Frostbite, si adatta perfettamente a quello che è il gioco. BioWare ha fatto un ottimo lavoro e i cali di frame sono realmente minimi. Giocando ad Ultra, come ho fatto io sono un giocatore PC, gioco con una 2080, non sono mai sceso sotto i 60 fps, anzi di media stavo sui 100 e passa. Il lavoro che è stato fatto si percepisce, sicuramente sarà da ottimizzare, ma quello avverrà dopo il lancio. Graficamente è impressionante, lo si era già visto nell'alfa, ma qua la grafica è leggermente migliorata e i passaggi, le luci, l'acqua, anche il vapore sprigionato dagli strali a pelo d'acqua è meraviglioso. Nulla da dire, se non che si vede che il downgrade minimo c'è stato dalla sua presentazione. Plausibilmente è dovuto alla versione demo, ma comunque il downgrade c'è stato. Minuscolo, insignificante, ma c'è stato. Parliamo del volo, che è la colonna portante di questo titolo e su cui BioWare ha costruito le fondamenta del gioco. Nell'alfa è stato un flop, l'input lag era impressionante e non si riusciva a controllare lo strale, mai, anche settando i vari controlli e le sensibilità, era ingovernabile. Nella demo invece è stato tutto risolto, con mouse o tastiera lo strale è controllabilissimo, il volo è fluido e i movimenti precisi utilizzabili inoltre durante i combattimenti, anzi fondamentale usarli erano perfetti. Direi che anche qua un pollice in su per BioWare è dovuto. Ci siamo! Però tutto bello, lo ammetto, tutto spettacolare, tutto molto emozionante, il gioco quando ha funzionato ha dato tutte le emozioni che per me, personalissimo parere, un gioco deve dare. Impegno, soddisfazione, cazzeggio, libertà, spettacolarità. Ma c'è il però. BioWare ha toppato al lancio. Server in continuo crash, caricamenti infiniti, chiusura del gioco casuale. Diciamo che sono problemi che infettano quasi tutte le beta o le demo di tutti i giochi, ma per qualche ora. Qua sono stati giorni e infatti BioWare, per scusarsi, regalerà all'uscita del gioco un vinile a chi ha partecipato alla demo VIP. Quindi, concludo dicendo, il gioco è ben fatto, fluido, dinamico, immersivo, impegnativo e divertente. Sull'aspetto tecnico, lato BioWare mi permetto di storcere il naso, ma senza giudicarli, aspetto l'uscita prima di dire qualcosa. E per il resto, beh, ora da qui fino al 22 febbraio spero che le giornate passino in fretta. Con questo è tutto, noi ci aggiorniamo col prossimo video, sperando che il nostro freelancer impari a correre dentro Fort Tarsis. GG a tutti quanti!